Sì, pensavamo appunto di discutere un po', poi di far intervenire insomma, tutti noi. Il libro, e tu lo dici, è un'operazione letteraria. No, è un'operazione letteraria molto ben riuscita perché è molto ben scritta, veramente. Coinvolgente e rigorosa nello stesso tempo, no? Beh, ti coinvolge ed è richiama proprio l'adesione anche emotiva alle storie di queste donne, però è nello stesso tempo c'è molto rigore perché è la storia di queste donne, è ciò che è il vissuto di queste donne, che sono protagoniste, sono queste quattro donne diverse. E si dice nella quarta di copertina che sono figlie, quindi anche giovani donne, parliamo di un periodo che va dalla fine degli anni 70 ai primi del 76, 83 più o meno, che coincide con le dittature in paesi come l'Argentina, l'Uruguay. Quindi sono esperienze di queste che erano all'epoca magari bambine, piccole, e vedono appunto portarsi via, sottrarre loro spesso il padre e in alcune circostanze entrambi i genitori. E si racconta appunto una vicenda, soprattutto una veramente drammatica, no? Con un tono molto forte. Poi magari tu, anche se ho recitato la Giovanna, formulerai insomma le vicende di queste donne. È abbastanza emblematica la vicenda di questa ragazza, ragazzina, bambina, piccolissima, ha avuto pochissimi anni, reclusa in uno di questi campi, di questi luoghi dove venivano tenuti i dissidenti politici fino poi alla loro soppressione fisica, e questa bambina, come è successo ad altre bambine, sarà presa da persone, coppia vicina al regime, e diventerà la loro figlia. Questa storia è incredibile perché c'è una vicenda, anche poi diventata adulta, questa ragazzina sarà cercata, non smetteranno di cercare la sua famiglia. La famiglia di origine non smette di cercare questa bambina finita la dittatura, ed è la nonna, Le le nonne, una nonna, che farà di tutto strenuamente, crederà fino alla fine nella possibilità di ritrovarla. La ritrova, ma la storia non è finita. Vuoi dirci tu qualcosa di questa vicenda? Non so perché, penso che partire da qui significa restituire la complessità di questa vicenda, enorme, perché c'è la resistenza, la difficoltà a fare conto del proprio vissuto, la propria memoria, da dove veniamo. E poi a un certo punto succede qualcosa e ci si avvicina a se stessi, alla propria storia. È una frase bellissima, si rinasce, no? Si ritorna alla vita e si recupera la propria origine.